la Cassa Depositi e Prestiti è diventata in questi anni un soggetto importante nell'economia italiana e in questo rapporto, direi, misto tra il ruolo diretto dello Stato e un intermediario di sostegno dell'economia. Anzi, nell'ultimo decreto l'abbiamo dotata di una importante quantità di risorse proprio per poter gestire quell'eventuale sostegno alle imprese in situazioni di crisi in maniera, come dire, appunto indiretta, un braccio non diretto dello Stato. Quindi questo ruolo è stato ed è tuttora, e a mio avviso sarà ulteriormente importante. L'idea di fondo di trasformarla o di farla diventare un po' come l'interlocutore, il partner tedesco, è una buona idea, anche perché in Germania lo strumento serve molto anche in questa fase di interventi, è stato usato per erogare risorse. Quindi la strategia è già qualificata ed è anche rafforzata. Poi sul caso specifico della banca forse bisognerebbe no, un momento, poi dopo professor Tremonti. Caso, sull'esempio specifico del Monte Paschi, forse la mia opinione è che se ci riuscissero bisognerebbe restituirla al mercato, così come è stato nell'impostazione originale per la quale l'abbiamo, come dire, nazionalizzata. Ma se non ci si riuscisse a metterla nel mercato perché non ci fosse una disponibilità del mercato da cogliere, questa è una strada che può essere assolutamente valutata. Ma mi pare un aspetto, mi permetto di dire, non fondamentale. Quello che è fondamentale è che la Cassa Depositi e Prestiti si rafforzi in questo ruolo di interlocutore del mercato in un punto intermedio tra mano pubblica e ruolo Chiara, privato. Chiara la sua risposta.